Ciao Pino, siamo già all'opera. A partire dalle immagini che io ho scattato, qui si vede esattamente la foto che poi ho utilizzato, perché come vedete ho fatto dei fotomontaggi. Lampada a bogillo, i ghost, sono degli ambienti molto intimi che in realtà stanno in un'ambientazione che sembra un esterno. E la dimensione di disegno definitiva di questi oggetti è quella della scala 1 a 1. Mobile, componibili e divano Babbo. E sopra c'è un grande pino in diagonale che sale su fino ai 9 metri. Sono dei teli antipolvere, si comportano come delle vele. I mobili di carte sono fatti con una materia molto contemporanea, che sono le plastiche, anche trasparenti, bellissime, a volte anche dorate. Anche questo è un materiale di adesso. Bisogna svegliare un po' i marker. Base ciliegio C3. Adesso sto iniziando il disegno sull'immagine direttamente proiettata. L'esecuzione di solito è molto rapida, do solo una descrizione sommaria con pochi tratti. L'opera si compone perché è una specie di ambiente fatto di teli disposti nello spazio in modo da creare uno spazio percorribile di 3 parti. Beh, quando ho visto la cubatura dello spazio architettonico ho pensato agli alberi che ci sono sia fuori e potenzialmente ci potrebbero stare dentro. Questi telefonini. Non posso? Ok, vediamo come sta venendo. Sì, direi che andiamo bene. Penso che sia una bellissima opportunità quella di poter confrontare il mio lavoro con quello di una grande azienda che ha prodotto delle cose bellissime nel corso di tutto questo tempo. C'è un azzardo, bisogna vedere cosa succede. Io spero che le persone che vanno a vedere questo luogo e questa installazione in qualche modo lo animino.